Siamo lodati Gesù e Maria. La Chiesa oggi celebra la festa, come sapete, di San Giovanni Evangelista in questa trilogia post-natalizia, ecco, che presenta delle feste appunto molto significative. Ieri abbiamo visto il primo martire. Sapete che il martirio è una delle corone particolari che si hanno in paradiso. L'altra corona del tutto particolare, peculiare, tipica, è quella della verginità. San Giovanni Evangelista, come sappiamo, era certamente vergine, sicuramente non si è mai sposato, e come le letture di oggi ci fanno comprendere, quello che corre più veloce, quello che è il primo a credere, aveva quella marcia in più che hanno le anime che il Signore chiama questo dono particolare. Di custodire quella gemma preziosa che ha caratterizzato la vita stessa terrena di Gesù e di Maria. È anche per questo che San Giovanni era l'apostolo prediletto del Signore, ed è anche per questo che è stato degno di ricevere in custodia fino all'assunzione il dono di Maria Santissima. Madonna, prima di partire da questa vita terrena, ha proprio materialmente abitato con San Giovanni. Anche negli anni passati credo di avervi raccontato che per circa una venticinquina di anni dopo la risurrezione e ascensione di Gesù non si hanno notizie di attività apostoliche di San Giovanni. È esattamente il tempo in cui più o meno ha continuato la vita terrena della Madonna, e quindi Giovanni ha cominciato molto dopo a predicare, ma è andato molto molto avanti negli anni. San Girolamo ci informa che San Giovanni è morto 68 anni dopo l'ascensione al cielo di Gesù, quindi si fa presto a fare i conti. Se 25 è stato con la Madonna, 68 meno 25 fa 43, quindi ci ha avuto poi 43 anni di tempo per dedicarsi alla predicazione, che ha svolto prevalentemente in Asia Minore, nella zona, penso che tutti quanti sappiate che Efeso era un po' la zona peculiare dove San Giovanni ha anche vissuto prima di morire. E sapete che l'autore, oltre che del quarto Vangelo, anche delle tre lettere di San Giovanni, abbiamo letto nella prima lettura uno l'inizio proprio della prima lettera di San Giovanni, e poi del libro dell'Apocalisse che, come lui stesso ci dice, scrisse a Patmos. Perché si era recato a Patmos? Perché lui è stato oggetto della violenta persecuzione dell'imperatore Domiziano. Domiziano fece la seconda grande persecuzione dopo quella di Nerone, e solo dopo la morte di Domiziano, e quindi con l'avvento di Nerva, e appunto durante il tempo in cui ci fu la persecuzione di Domiziano, dovette ripiegare in esilio proprio nell'isola di Patmos, dove scrisse l'Apocalisse. Dopodiché con Nerva tornò in Efeso e morì quando c'era l'imperatore Traiano, quindi siamo molto molto avanti nel tempo. San Giovanni, nel quarto Vangelo, che scrisse contro alcuni eretici che negavano la divinità del Figlio di Dio, quello che appunto vuole in alto e vede le profondità della divinità stessa. Il quarto Vangelo è proprio quello che più di ogni altro cerca di mostrare, di dimostrare che Gesù è il Figlio di Dio. Come ben sapete, il libro dell'Apocalisse è un libro veramente oltremodo misterioso, quindi San Giovanni fu destinatario di queste rivelazioni, un libro misterioso ma un libro importantissimo, che ha delle chiavi di lettura molto molto particolari. Tantissimi autori si sono cimentati nel tentativo di interpretarlo, perché in forma molto molto simbolica descrive tutto quello che sarebbe stato il corso della storia, e quindi anche le vicissitudini occorse al popolo di Dio, che era Chiesa, da dopo l'ascensione fino al ritorno di Gesù, però il linguaggio, come ben sappiamo, criptico, che è tipico appunto del linguaggio apocalittico. Bene, chiediamo in questa grande festa, anzitutto per l'intercessione di San Giovanni, che possa essere nella Chiesa e nel cuore dei battezzati custodita la gemma della verginità. Voi sapete che si fanno tanti discorsi, non proprio troppo per la quale, di questi tempi, anche a proposito di celibato sacerdotale, ecco, che è una gemma della Chiesa Cattolica che va certamente custodito, difeso e mantenuto. Lo chiediamo anche alla potente intercessione di San Giovanni, e chiediamo anche a San Giovanni che ci insegni il segreto della santità che lui ha vissuto e ha praticato, che è una
tenera e dolce devozione alla Santa Madre di Dio. Siamo lodati Gesù e Maria.